Ebbene sì, ecco qua il nostro nonno camper che adesso andiamo a effettuare gli ultimi lavoretti che mi hanno commissionato. Allora, il primo lavoretto è quello di eliminare il frigo vecchio e poter predisporlo per un frigo a 220. Anche qui frigorifero smontato, abbiamo un po' cercato di capire l'impianto, tubo del gas, questo è un impianto della 220 che prendeva, questo qui è la presa 220 che gli ho fatto, che ha detto che lui vuole mettere un frigo normale, comunque io gli ho lasciato i cavi e questa è la 12 volts. Questa è la 12 volts che del frigo qua dovrebbe funzionare se mette il trivalente. Ecco qua, quindi anche questa è a posto. Adesso gli vado a sistemare la gamba del tavolo in maniera tale che lui possa aprire il tavolo completamente. Allora, ora diamo un'occhiata. Ciao Superturi, come va? Ciao. Allora, ora diamo un'occhiata al bagno e qui abbiamo un'infiltrazione che ora bisogna capire da dove cavolo arriva. La sorpresa è qua. Qui è proprio bagnato, eh? Ah, ecco. Qua forse entra. Qui è proprio basso, è un metro a cacciavite. Ecco qua, ora ci dedichiamo a questa. Qui avevamo un'infiltrazione aspetta. Ecco qua. Qui adesso ci divertiamo con questo qui, se vi ricordate, è un impasto serve quando c'è da riempire parecchio. Ben ricordate, vi avevo fatto anche un tutorial di come si fa questo impasto che è a base di legno. Questo qui serve quando c'è parecchio da chiudere, e se noi andassimo a comprare lo stucco che ci vuole per farlo, spenderemo un capitale, ecco, poche parole.
L'unica inconveniente che ha questo impasto che ha il tempo di essiccamento molto lungo, quindi quando lo si fa bisogna avere pazienza. Poi eventualmente vi metto il link di dove poter trovare il tutorial, o semmai se vi interessa ve lo rifaccio, tanto non è una cosa lunga. Più o meno questa è la sgrossatura, eh? Una volta che è seccato tutto, allora andrò a rivestire con del linoleum la parte che è stata tutta ricostruita. Ecco qua. Quindi alla prossima.